RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB radioattiva, buongiorno da Simona Gambaro ed Edoardo Maruca. Allora, buongiorno. Stiamo ovviamente facendo il nostro consueto viaggio nel corso della giornata con le notizie del nostro territorio. Ora parliamo di un interessante progetto della Camera di Commercio di Cosenza, si chiama Crescere in Digitale. Ne parliamo proprio con il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algeri. Buongiorno. Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ci parli di questa bella iniziativa allora? Ma iniziativa della Camera di Commercio di Cosenza, ma con l'Unione Nazionale, Union Camere. Sì. Cresce in digitale, essendoci riguardando l'apprendistato ed in realtà avendo garanzia giovane, si è fatta a livello nazionale con l'Union Camere, quindi è calata anche la nostra provincia, questo contatto tra le imprese e i giovani con l'esperienza digitale. Quindi oggi noi firmeremo il contratto, cioè i lavoratori con le imprese, dove riceveranno la data per un certo periodo nelle proprie aziende per portare avanti il discorso digitale, anche perché il 30 noi faremo la festa nazionale, parteciperemo alla festa nazionale che il governo Renzi ha voluto anche come Union Camere nella digitalizzazione degli enti pubblici. Quindi questo è il primo passo, oggi saranno oltre 350 lavoratori che firmeranno questo contratto con le aziende. Noi siamo testimoni a questo. Tra le altre cose ci saranno proprio le prime 8 aziende che già lunedì prossimo ospiteranno proprio altrettanti tirocinanti in un percorso di training on the job. Sì, oggi in realtà si inizia il percorso, ma è già attivato, quindi già è attivo, da lunedì già iniziano a lavorare, sì, c'è già un gruppo che è già inizia da subito a lavorare. Questo le aziende l'hanno visto favorevole, gli si danno delle persone che in realtà hanno competenze di tutto ciò e per crescere in digitale. Senta, i giovani che partecipano a questo progetto, ecco, che età hanno? Arrivano dalle scuole, università? Volevo capire il profilo, insomma, in qualche modo di questi ragazzi che si approcciano. Crescere in digitale è stata fatta la selezione, tutti in online anche questo, direttamente da una camera nazionale. Sono dai 23 anni arrivare anche alle 45, devono avere una certa esperienza, certo. Sono stati scelti per questo, si sono messi disponibili per questo territorio, quindi di questa provincia, quindi li abbiamo dai 22-23 anni arrivare ai 45. Molto interessante, molto interessante. Volevo chiederle infine una domanda relativamente proprio all'importanza del digitale, no? In questo contesto ormai globalizzato, in questo mondo globalizzato. Ecco, le aziende quanto apprezzano, quanto accolgono, come dire, l'inserimento nelle loro attività proprio del digitale? Cioè è importante secondo lei per un'impresa, per un'azienda? Guarda, il digitale non è soltanto avere un sito, un portale o andare sui social. Il digitale è anche come sistemare all'interno delle aziende e dall'archivio, a sistemarsi, a fare una programmazione. Il digitale è quella che è il futuro, perché da lì nasce la nuova occupazione. Quindi l'impresa questo lo avverte per stare a tempo con i passi. Noi questo siamo favorevoli perché alcuni sondaggi le nostre imprese della nostra provincia di Cosenza, essendo un presidente camerale della provincia di Cosenza, abbiamo avvertito che, e questo sta molto crescendo, sì, e su questo noi faremo formazione, quindi daremo aiuto, che su 100 imprese, quasi 80 imprese non hanno neanche un portale, non sono neanche sui social, certo. Diciamo, non sono... Non sanno e sono le piccole e medie imprese. E secondo lei il rilancio dell'occupazione potrebbe passare anche da questo tipo di cosa? Perché lei è una persona molto autorevole, io poi sento quando parla con grande piglio, con grande competenza, e quindi le faccio proprio la domanda, il domandone, al di là dei tanti proclami politici che si sentono in giro, quale sarebbe davvero la proposta seria per rilanciare le imprese in un meridione, in una Calabria che è NASPA più degli altri posti? Guarda, io mi soffermo alla mia provincia, di mia competenza, è una provincia fatta dall'agricoltura, dall'agroalimentare e dal turismo, ed è qui che il nostro programma, che poi viene sviluppato il commercio, la piccola industria, se c'è, è l'artigiano.
Io la domanda gliela ritorno indietro. Al momento in cui io sono un'impresa, mi si dà per 6 mesi una persona competente digitale, dove sì, mi mette a posto la programmazione, l'archiviazione, mi fa andare sui social, mi mette su un altro mercato completamente nuovo. Lei cosa fa poi? Lo manda via? Non si può, si deve stare al passo con i tempi. Presidente, grazie. Noi la ringraziamo per il suo intervento e le auguriamo una buona giornata. Alla prossima. Grazie a tutti voi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno.